Mario e Luigi idraulici, intervento 408,5. Era giorno di gran festa nel regno dei funghetti. Dopo tante peripezie, avevamo avuto ragione di Attila e della sua teppaglia. La popolazione era libera dalla schiavitù e la principessa Amarena regnava nella pace. Luigi ed io potevamo finalmente tornare a Brooklyn. Grazie per aver sconfitto Attila, fratelli Mario, siete stati fantastici! Non siete ancora partiti, già mi manca. Ah, non pianga, principessa. Finché quella tubatura sarà aperta, potremo tornare ogni volta che vorremo. Già, la vita qui senza Atti la filerà tranquilla come la mozzarella sulla pizza. Ehi, a proposito di pizza, è ora di pranzare, Luigi. La mamma avrà già acceso il forno. Andiamo! Ciao, fratello Mario! Ciao! A presto! Wow! Brooklyn, New York, Stati Uniti d'America, siamo tornati! Siamo a casa, vero Luigi? Mario, guarda! Un tipico albero di Brooklyn! Il ponte di Brooklyn! E davanti al porto, con l'inconfondibile torcia in mano, la statua di Attila! La statua di Attila! Ma cosa? Non è possibile, cos'è successo? Ferma l'estofante, alto là! Getta subito quel buffo travestimento e bolle il bottino, fermati! Oh, pirata pedone! Pedone d'un pirata! Quello non era un buffo travestimento! Era un vero soldato di Attila! Mamma mia, peggio di così non poteva andare, Luigi, è un disastro! Attila e la sua banda stanno infestando la nostra Brooklyn! Vuoi dire che era solo un trucco, che Attila ha lasciato il regno dei funghetti per venire a Brooklyn? Oh no, che indicibile cattiveria! Probabilmente si tratta della più perfida perfidia del perfido! Presto, dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi! Ehi, segui quelle tartarughe! Eccole, sono dirette a Coney Island! Mario, il Luna Park è pieno di soldati di Attila. Ehi, che cosa ci fa quella specie di ippopotamo sull'insegna luminosa di Coney Island? Quello è Attila! È il suo simbolo, vuole impossessarsi di Coney Island! Come si permette, spregevole insulso individuo? Ehi, ippopotamo con tanto di corna, torna nello zoo! E non è finita, Attila vorrà anche cambiare New York in New Attila. No, non sarà capace di tanto, non è così spregevole. New York deve diventare New Attila. Soldati, cambiate tutti i cartelli della città. L'insegna di Attila la conoscete? Lo faremo. Non esitate, passerete il ponte di Brooklyn e agirete con la massima sollecitudine. New York è brutto, New Attila è bello. New Attila è il ponte di Attila, è la fine del mondo, basta. Ho deciso, avvertirò la polizia. Mi chiudete la portiera! Oh, eccoli! Come sospettavo, i fratelli Mario sono tornati a Brooklyn. Li calpesterò come ho fatto con coloro che hanno osato ostacolarmi. Portatemi due stagnini, ora! Ehi, non ci lascerà qui, signor taxista! Non preoccupatevi, amici, presto sarò di ritorno con i rinforzi. I poliziotti di Brooklyn sono molto efficienti! Non andrai lontano, mio caro campione! Muterò il tuo taxi in un grosso mattone! Hai visto cosa ha fatto? Non ti pare orribile? Già, era l'unico taxi libero della zona! Pensi che sia davvero in grado di mutare tutta Brooklyn in mattoni? L'intenzione è quella, wow. Stagnini, ficcanaso! Avete sempre mandato all'aria i miei piani! Ora manderò io all'aria la vostra Brooklyn! Mamma mia, come sono cattivone! Avanti, soldati, all'attacco! Salta, Luigi! Raggiungiamo le montagne russe! Aspettami, non lasciarmi solo! Marmaglia che mi ostino a chiamare truppa! I fratelli Mario sono appena saliti sulle montagne russe! Fate fare loro un giretto che non dimenticheranno mai! Una domanda, Marietto, esistono le montagne russe a doppio senso? No, di certo, Luigi! Bravo! E chi di noi due allora ha sbagliato ad imboccare strada?
Ecco perché lo chiamano parco divertimenti, ora ho capito. Che cosa c'è di più divertente che schiantarsi contro i fratelli Mario? Luigi, frena! E che cosa? Ah già, non ci sono i freni, innesta la retromarcia. Non c'è neanche la retromarcia, qualche altro suggerimento, Mario? Sì! Fuori di qui! Forse non ho avuto una grande idea stavolta, mi dispiace, Luigi. Beh, c'è un lato interessante in tutto questo. Pensa, Mario, siamo sulle montagne russe senza biglietto. Bene, i fratelli Mario saranno contenti di essere tornati nella bella Brooklyn, giusto in tempo per assistere al loro funerale. Se avessi saputo che Brooklyn era così, sarei rimasto nel regno dei funghetti insieme a Ughetto e alla principessa. Pensala così, Luigi. Se Attila è qui a Brooklyn, loro sono salvi nel regno dei funghetti. È così calmo qui da quando la pace regna nel mio paese? Sì, calmo e tranquillo. Non c'è più Attila che ci tende insidie. E non ci sono più soldati da cui fuggire. Ti stai annoiando anche tu come me, vero? Oh, tanto, principessa! E sento anch'io la mancanza di Mario e Luigi. Come facciamo? Andiamo a trovarli. Ho sempre desiderato di vedere Brooklyn. Continua a correre! Possiamo vincere questa gara! Per il callo più grosso sui piedi! Fine della corsa, aggiustatori di tubi! Bene, davanti a noi abbiamo Attila pronto ad infilzarci! E dietro di noi i suoi soldati pronti a investirci! Che cosa possiamo fare, Mario? Tranquilli, fratelli Mario, tranquilli! Arrivano i mostri! Lo sapevo, avremmo dovuto chiamare le paratruppe o fare un corso di paracadutismo. Adesso, principessa Marina! Dimagrito, eh? Mi dispiace, amici, il salvataggio è stato piuttosto brusco. Perdonateci, ma non abbiamo avuto il tempo di pensare ad altro. Ah, fa niente. Come mai qui a Brooklyn? La vita senza di voi non è più la stessa. Nel regno c'è una noia. Beh, sempre meglio di qui, comunque. Dovreste tornare, però. Brooklyn è una città da incubo, con Attila nei paraggi. Non torneremo indietro. Voi avete salvato il regno dei funghetti da Attila, perciò Ughetto e io vi aiuteremo a salvare Brooklyn. Avete un piano? Un piano, i fratelli Mario? Forse un pianoforte a casa della zia. Oh, no! Attila! A voi tutti i brooklinesi l'annuncio! Siete in un mare di guai! Questa ha tutta l'aria di essere una minaccia. Bene, soldati. Ecco il nuovo piano del vostro re. Parte prima, le bombe faranno del ponte di Brooklyn un bel cumulo di macerie. La principessa e i fratelli Mario saranno impegnati. Potremo agire liberamente. Parte seconda. Noi soldati di Attila tramuteremo i cittadini di Brooklyn in mattoni. Basta applausi, grazie, lo so che è un'idea geniale, ma io ne posso sfornare a decine se ne voglia. E dopo che avremo fatto tutto ciò, che cosa succederà? Diventerò re di New Attila e darò nuovo ordine e nuove leggi a questa città. Bandirò gli idraulici, gli spaghetti, le principesse e vieterò il dialetto brooklinese e i balli della terza età. Avete sentito? Meno male che l'abbiamo trovato prima che fosse troppo tardi. Escogiterò qualcosa. Non voglio Attila come re di Brooklyn. Avanti, vieni con me, Luigi.
Diavoli! L'unica possibilità che abbiamo per salvare Brooklyn è riportare subito Attila nel regno dei funghetti. Ehi, rettilaccio, se vuoi il tuo scettro, vieni a prenderlo. Noi andiamo, ciao ciao! Ehi, Mario, butta via quella bomba, ti prego! Non è ancora il momento! Vuoi buttare quella bomba, per favore? Non è ancora il momento. Ecco, Luigi, questo è il momento. Ehi, che sarebbe questa bella trovata? Non l'hai capita, perfido Attila? Sei bloccato qui per sempre e finalmente Brooklyn è salva ora. Urla! Evviva! Hai dimenticato un piccolo particolare, che anche tu sei bloccato qui per sempre. Non ci avevo pensato. Beh, una giornata storta può capitare a tutti, anche a me.